What we do here is go back, 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 back. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siete sul canale di Pringi Luca Tech e parleremo del mio Bag Tech. Ma prima, se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale qui sotto, seguirmi su Facebook, Instagram e Twitter e magari cliccare sulla campanella, sempre qui sotto, in modo da restare aggiornati su tutti i miei nuovi video. Come appunto dicevo prima, oggi parleremo del mio Bag Tech, ovvero il mio zaino tecnologico nel quale porto tutti i miei accessori per un weekend fuori porta. Prima di tutto parliamo dello zaino. Quello che utilizzo io è prodotto dalla Urban Jungle, è molto spazioso, capiente, a parte qualche piccolo difetto come la mancanza di vari scomparti per riporre gli accessori. Andiamo a scoprire insieme cosa porto nella tasca anteriore di questo zaino, aprendolo con questa comoda zip. Il primo prodotto che non può mai mancare all'interno di uno zaino tecnologico è appunto un power bank. Io per questo mi affido alla casa produttrice Anker, molto affidabile, e utilizzo un Anker Astro E3, un power bank da 15.000 mAh con tecnologia QI. Per tutte le specifiche vi lascio il video qui in alto a sinistra. Lo mettiamo qui da parte e andiamo a scoprire cos'altro porto all'interno di questa sacca. Parlando di Anker, parliamo di un multipresa USB con 5 porte e tecnologia QI. Questo assolutamente può aiutarci nel momento in cui siamo in una camera d'albergo e abbiamo poche prese di corrente, e grazie a questo possiamo ricaricare 5 dispositivi in contemporanea. Mettiamolo sempre qui da parte e continuiamo. Altro prodotto che utilizzo associato a questi due dispositivi, facente parte sempre della casa produttrice Anker, è appunto il loro cavo Lightning, dotato di questo astuccio per il comodo trasporto, di cui ho parlato in un altro video. Vi lascio il link sempre qui in alto a sinistra. Lo mettiamo sempre qui da parte e continuiamo con quello che ho all'interno di questa tasca. Adesso parliamo di un prodotto un po' particolare, ovvero una tastiera laser, comoda sicuramente per le sue dimensioni e per la sua semplicità di utilizzo. È possibile trasformare la nostra superficie piana in una vera e propria tastiera intuitiva e molto semplice da utilizzare. Mettiamo anche questa qui da parte, magari ve ne parlerò in un video più approfondito. Se vi interessa, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Adesso passiamo alla parte certamente più scocciante dei nostri zaini tecnologici, ovvero i cavi. Questi è davvero difficile tenerli in ordine per trovarli al momento giusto per il dovuto utilizzo. Io per questo motivo utilizzo una comoda sacca della Sony collegata tramite un moschettone al mio zaino. Scollegandola, molto dura, al suo interno troverò migliaia di cavi, appunto come vi dicevo, sono cavi per ricaricare tutti i miei dispositivi. Allora, prima di tutto ho tanti cavi micro USB per ricaricare appunto il mio power bank, la mia tastiera portatile e quant'altro. Poi, sempre al suo interno, ho il cavo di alimentazione appunto per il mio multipresa della Anker, jack per ricaricare, per ricaricare il mio smartphone con il dovuto cavo, rivestito in cotone praticamente per aumentare la sua resistenza. Un cavo AUX, un altro cavo micro USB, ancora cavo micro USB, la mia OMARS Lightning, ovvero una chiavetta per ampliare la memoria dell'iPhone, troverete il video qui in alto a sinistra, e le mie cuffie. Andando avanti passiamo certamente alla parte meno tecnologica di questo zaino, ovvero i miei occhiali. Io utilizzo degli occhiali della Oakley e sono veramente innamorato delle sue lenti e della loro comodità. Proseguendo, come ultimo prodotto all'interno di questa sacca, io ho un comodissimo portacarte per portare con me i miei documenti e le mie carte di credito. Proseguiamo scoprendo cosa ho all'interno della sacca grande di questo zaino. Allora, prima di tutto c'è sicuramente la mia camera.
che la sto utilizzando in questo momento, quindi non posso farvela vedere, magari vi metterò una clip della mia camera. Altro prodotto che assolutamente non può mancare all'interno di uno zaino tecnologico è uno speaker Bluetooth. In questo periodo io sto utilizzando uno speaker della Honestick, di cui vi porterò un video sul canale a breve. Parlando di audio, all'interno del mio zaino non possono mai mancare delle cuffie. Io per queste mi affido a una casa chiamata Soul Republic. E queste sono delle cuffie davvero interessanti, perché è possibile staccare i driver dall'archetto, archetto costruito in un materiale super flessibile ed indistruttibile. Per il video in dettaglio vi lascio il link qua in alto a sinistra. Proseguo col dire che queste sono delle cuffie via cavo. Sono pronto ad effettuare un upgrade di queste cuffie. Vorrei acquistare e provare soprattutto le Bose Quiet Comfort 35 e magari le Parrot Z. Altro prodotto all'interno del mio zaino è certamente il mio smartphone. Io utilizzo un iPhone 6S da 16 GB che in questo momento sto utilizzando per registrare l'audio di questo video, accompagnato certamente dalla sua cover in vera pelle by Apple. Passiamo avanti con lo scoprire qual è il mio tablet. Io per questo utilizzo un iPad mini di prima generazione. Devo dire che fa il suo lavoro, appunto, per i social, per guardare qualche video su YouTube, appunto, è ottimo. Passando ancora avanti, per le letture serali utilizzo un Kindle recensito già su questo canale e vi lascio il link qua in alto a sinistra. Come ultimo prodotto, ma non meno importante, il mio portatile. Io utilizzo un portatile della Samsung di 15,6 pollici e devo dire che mi trovo abbastanza bene. Vorrei effettuare un upgrade, magari con un MacBook Pro, e lo scopriremo solo in futuro se continuerete a seguirmi su questo canale. Ragazzi, il video finisce qui. Vi ringrazio per aver visualizzato questo video. Troverete il link per la maggior parte di questi prodotti qui sotto in descrizione. Se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un mi piace. Noi ci rivedremo nel prossimo video, sempre sul canale di Pringiluca Tech.